Questo breve video nasce proprio perché io personalmente ho trovato difficoltà nel scovare su internet guide affidabili per capire come settare questa centralina TF100, questo famoso menu segreto, che poi insomma tanto segreto non è. In maniera molto semplice non si fa altro che cliccare questi due pulsanti, gli unici due pulsanti che ci sono. P02 cos'è? Non è altro che o chilometri, quindi chilometri orari, o miglia. Noi ovviamente in Italia ci interessano i chilometri, quindi mettiamo il chilometraggio, KM, e in automatico tac, la centralina lo salva. E quello è il P02. Il P03 non è altro che il voltaggio, quindi lo lasciamo su 48 perché non è una batteria da 36. Il P04, 10 dovrebbero essere i minuti in cui il monopattino da fermo, senza toccarlo, entra praticamente in stand-by, dovrebbe spengersi, slip, come lo chiamano. Quindi anche questo lo possiamo lasciare in 10 minuti. P06 sono la dimensione delle ruote, 10 pollici, quindi lo lasciamo 10 pollici, ovviamente non lo cambiamo perché sono 10 pollici, se lo cambiamo ci cambia quindi il chilometraggio, ci cambia la velocità perché è un altro, sarebbe un parametro sbagliato. Il P07 non ci interessa perché sono i magneti dentro il motore. P09 è l'accelerazione. Se lo mettiamo su ho sbagliato. Se lo mettiamo su 0 partirà con l'acceleratore, cioè senza il calcio, senza la spinta. Quindi il P buonanotte. Il P09 lo dobbiamo mettere sull'1 perché appunto se lo mettiamo sullo 0 partirà soltanto accelerando, mentre se è su 1 spinta e il motore parte. Il P15, eccolo qua, 100 è la percentuale di forza del motore, quindi se vogliamo la massima potenza sia la velocità 1, 2, 3, ovviamente la velocità 1 è autolimitata a un chilometro, a un tot di chilometri orari che è 15, 16, quant'è. Poi c'è la velocità 2 che è intorno ai 30 circa, la velocità 3 è la massima che è circa 47 o giù di lì. Quella quindi è la percentuale di forza, di spinta del motore, quindi non vedo la necessità di spostarla, cioè 100%, poi sono io che decido a quanto voglio andare. Il P16, se è su 0, quando lascio l'acceleratore, lui ovviamente va piano piano rallentando. Se lo metto su 1, quando sono a una velocità fissa, una velocità di crociera, lui mi manterrà quella velocità. Quindi se lascio l'acceleratore, lui continua, per esempio, 20 km orari, lui continua ad andare a 20 km orari. Per frenare, o tocco il freno e lui si sgancia automaticamente come nelle macchine, se invece tocco l'acceleratore, lui si sgancia proprio come nelle macchine. Quindi abbiamo visto anche il P16. Il 99 è il reset di sistema, se lo tengo premuto resetto tutte queste impostazioni che abbiamo visto ora, se ho paura di aver fatto qualche guaio tengo premuto quello, non c'è problemi, guaio ne faccio perché ritorna tutto nelle impostazioni di sistema, resetta tutto, il cosiddetto ripristino dei cellulari uguale. Il ODO sarebbero i chilometri totali, se io ho fatto 20 km tengo premuto mod, li resetto e quindi il mezzo si ritorna a nuovo. Questo è tutto per questo video. Il monopattino è veramente uno spettacolo in confronto agli altri monopattini che costano 200-300 euro, non c'è paragone. Poi comunque di questo ne parleremo in un prossimo video. Ciao ciao.